Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Tom Cruise direbbe: buongiorno aviatori, vi ringrazio di averci seguito e partiamo, 1, 2, 3, via! Ethan Hunt vi direbbe: se andate in vacanza non dite dove andate, altrimenti non sarete più una vacanza. Houston, abbiamo un problema, non riusciamo a connetterci. Allora, intanto la prima domanda è: noi ti conosciamo come attore, come doppiatore, ma se ti dovessi descrivere, come descriveresti Roberto? Un appassionato del proprio lavoro che cerca di fare il meglio del suo mestiere. Una persona normale, che non si crede sto cavolo, che ama i rapporti umani e che cerca di una vita sana, intelligente e normale. Tu sei attore e nella fase dell'attore c'è anche l'attività che è un'evoluzione che ha anche il doppiatore. Diciamo che è una specializzazione. Quindi come è cambiato passare dall'attore, recitare davanti a una telecamera, a dare voce ai personaggi che poi rappresentano un pochettino un mondo diverso? Beh sì, perché fai l'attore, il personaggio lo crei tu insieme al regista. Quando fai il doppiatore è già tutto fatto, devi solamente riprendere in pieno l'interpretazione del tuo attore guida e riproporla fedelmente, quindi è una trasposizione fatta prendendo spunto da quello, soprattutto prendendo spunto da quello che ha fatto un altro attore, e riproporla fedelmente attraverso la tua tecnica, la tua sensibilità, la tua arte, insomma. Come è cambiato il mondo del doppiaggio da quando hai iniziato, perché hai iniziato da attore, ma poi nel tempo come è cambiato? Il mondo del doppiaggio è cambiato come è cambiato tutto il resto, cioè siamo passati dalla pellicola alle cassette di 3/4 di pollice, poi come si chiamava quell'altra lì, insomma c'erano altri metodi per poi arrivare adesso al digitale, per cui è tutto più rapido, più concentrato. Se vuoi, in certi vantaggi ce li ha dati, perché se sbagliavi una volta una battuta, un sync, dovevi rifare tutta la scena, adesso rifai solo quel pezzettino, però questo ha portato a eliminare tempi morti e quindi i programmi di lavoro sono molto più pieni, sono più intensi, anche perché i clienti, per questione di mercato, per questione di costi, vogliono risparmiare, quindi si lavora molto di più e ci si regola in base a quelle che sono le evoluzioni sia del mercato che della tecnica. E abbiamo notato che a volte si basa sul fatto della forma d'onda, bisogna rispettare. Però Netflix è fissata su queste cose qui, sulla lunghezza dell'onda, sull'intensità, sulle cose, perché normalmente si usano altri parametri più artistici, ma questo vuole questa piattaforma, e quando lavoriamo per questa piattaforma ci atteniamo a queste regole. E invece possiamo dire che a volte è capitato che a causa forse anche dei tempi si può dire che tecnicamente è perfetto, ma a volte manca quella sensazione in più che si potrebbe dare avendo un po' più di tempo per poter fare il lavoro. Appunto, certe volte devi fare presto, e il presto a volte è nemico del bene. Noi cerchiamo sempre di dare il meglio, perché essendo professionisti non vogliamo svilire il nostro lavoro. Lei è voce di personaggi importanti, ha dato voce a tanti personaggi, tra cui Tom Cruise, Tom Hanks, ma tanti altri, cioè veramente tanti altri. Che cosa le dà, che cosa le ha fatto di particolare, le ha dato questi personaggi, riuscendole a dare la voce nel tempo?
vivere 100 vite al posto di una, vivere, diventare 3.000 personaggi anche impensabili. Vedi Truman Capote a Sangue Freddo, era un personaggio difficile, gay, con una voce chioccia, con difetti di pronuncia. È stata una sfida, è una sfida vincente ogni volta che si riesce a affrontare una cosa nuova e una cosa ben fatta. È emozionante, è vincente. L'ha mai conosciuto i personaggi che poi nel tempo ha doppiato? Ho conosciuto Tom Cruise e una sua splendida dedica, Robert, thank you for your voice. Poi ci siamo incontrati a Taormina nel 2000, quando io ho preso il nastro d'argento per averlo doppiato in Magnolia. Lui l'ha preso alla carriera e insieme sul palco abbiamo presentato Mission Impossible 2. Poi l'ho visto a tante altre premiere, lui è sempre molto gentile, carino. Poi ho conosciuto Greg Kinnear, l'attore di Qualcosa è cambiato, di Little Miss Sunshine, anche lui è stato gentilissimo, carinissimo. In quell'occasione ho conosciuto anche Jack Nicholson, che era il coprotagonista del film, anzi il protagonista del film, magro, basso, con gli occhiali neri, a un'anteprima di sera a Roma, personaggio, insomma. Ne ho conosciuti pochi, perché purtroppo non molti vengono per le promozioni, però insomma si va avanti lo stesso. Invece qualcosa che si di particolare che le ha dato, che ricorda particolare nel momento in cui ha fatto qualche doppiaggio in sala prove, qualcosa che le è rimasto un po' in piedi, perché le ha dato forse anche qualche emozione in più? Sale prove non esistono. Noi entriamo in sala, non vediamo il film, non sappiamo niente. Il direttore di doppiaggio ci spiega il film e facciamo la scena, la vediamo due o tre volte e poi la facciamo. Quindi non ci sono prove, non ci sono, siamo senza rete. L'attore che ha creato il personaggio se l'è studiato per mesi, magari ha fatto molti check sul set, e noi in pochi minuti dobbiamo fare tutto. E quindi è questa la cosa bella. Ogni personaggio, ogni attore ti insegna e ti dà qualcosa. Quindi la classifica è difficile. Io metto sempre al primo posto il Tom Cruise di Magnolia e il Truman Capote di A Sangue Freddo, ma anche il film di Oliver Stone, Talk Radio, dove doppiavo Eric Bogosian e per il quale ho vinto un altro nastro d'argento. Anche quello era un personaggio difficilissimo, avvincente. Credo lo ricordiamo noi, un film estremamente molto drammatico. Lei aveva detto, appunto, noi doppiatori portiamo in sé ciò che il regista ha creato e voleva in quella scena, in quella di quel discorso, in modo tale che sia perfettamente uguale. Però a volte capita che, come esempio, Fellini faceva il doppiaggio. Io ho doppiato con Fellini. Lui faceva dire i numeri o faceva dire parole a caso. E poi mi diceva, Roberti, adesso qua mi dici così. Per conto, quello per fare l'espressione felice, lui gli ha fatto dire... ho fatto 13, quello, quindi all'epoca del Totocalcio, quindi quello diceva ho fatto 13 per avere un'espressione felice, e lui mi faceva dire la battuta, evviva, 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 abbiamo vinto, non so cosa, una battuta che lui creava lì al momento, in base a quello che era la sceneggiatura del film, e che viceversa sul set aveva dovuto realizzare in altro modo. Era un genio. E invece lei è anche direttore del doppiaggio, anche dialoghista. Cioè, fare queste funzioni è diverso, vedere l'immagine, perché da una parte il doppiatore legge soltanto quello, mentre il dialoghista deve interpretare in modo tale che poi il doppiatore Il testo e renderlo fruibile al pubblico nei contenuti e nei movimenti labiali. Un lavoro molto interessante e affascinante. Il direttore di doppiaggio poi fa la sintesi di tutto, e quindi anche quello è un lavoro molto interessante che mi piace molto fare. E è più facile fare il doppiatore in questo caso o fare il direttore di doppiaggio? Visto che quando fai l'attore devi pensare soltanto al tuo personaggio, quando fai il direttore di doppiaggio devi pensare, se non hai fatto tu stesso i dialoghi, a correggere i dialoghi se sono fatti male, a fare la distribuzione giusta per gli attori, ai rapporti con il cliente, a 3.000 cose che sono veramente faticose. Il direttore di doppiaggio è veramente un mestiere impegnativo, ma molto bello.
Hai fatto prosa? Io ho cominciato col cinema, poi immediatamente dopo la televisione, il doppiaggio, il teatro, la radio. Come succede oggi quando io ho cominciato da bambino, quando, come succede ancora oggi quando ci sono dei bambini che funzionano, si sparge la voce, cioè ci passiamo la voce l'uno con l'altro, questo è bravo, questo funziona. E così io ho lavorato tantissimo in tutti i settori dello spettacolo fin da piccolo. E l'emozione che ha provato salendo sulla prima volta nel tempo sulla quarta, prende sul teatro nel palco, che le si apre la quarta platea e sente davanti l'emozione che le rimandano le persone che stanno davanti, che è bellissimo perché il contatto diretto col pubblico è la cosa più esaltante per un attore. Io ho esordito in teatro con la Compagnia dei Giovani, avevo 9 anni. Poi ho lavorato con Antonio Salinas, con come si chiama? Rina Morelli e Paolo Stoppa, poi ho lavorato con Il Piccolo di Milano, poi con Strehler, poi ho lavorato con Liliana Ghione. Quindi ho avuto modo di lavorare in scuole diverse di teatro, con tanti pubblici. Soprattutto poi con Il Piccolo di Milano andavamo all'estero. E con l'Arlecchino, ad esempio, riscuotevamo successo in tutti i paesi del mondo, in Russia, in Giappone, a Parigi, insomma, è quella la cosa che è più spettacolare, perché quando hai a che fare con un gigante del teatro come Strehler, che mette su uno spettacolo meraviglioso, che viene capito, nonostante sia parlato in lingua italiana e in lingua veneta, in tutto il mondo, e tutte le reazioni del pubblico sono al punto giusto, ti dà la misura di quanto l'arte teatrale sia internazionale, non conosca limiti né di lingua né di espressione. Le porrebbe qualche ragazzo davanti dicendo: io vorrei fare il doppiatore. Nel caso in cui, cosa risponderebbe, soprattutto che cosa? Per fare il doppiatore bisogna imparare a recitare. Oggi non si può più fare come è successo a me, cioè imparare facendo, perché non c'è più tempo in sala per poter insegnare. Quindi bisogna frequentare delle buone scuole, ce ne sono a bizzeffe, ma veramente buone sono poche, e quindi imparare da bravi maestri e poi cimentarsi con grande pazienza, umiltà e sfruttare, se lo si ha, quel talento che va messo alla prova ogni giorno per arricchirsi e per imparare, e fare il percorso che abbiamo fatto tutti, cominciando dai brusii alle piccole battute. Poi, se hai la stoffa e hai il talento e hai appreso bene, ti vengono date delle opportunità che altrimenti rimangono nel cassetto. Secondo, ti ringrazio intanto per tutto questo che mi hai raccontato, perché il mondo del doppiaggio è un mondo particolare. Il doppiatore italiano, il mondo italiano è molto visto bene, perché il doppiatore italiano è considerato molto bravo, si lavora molto bene in Italia. Ci sono più scuole, scuola Milano, scuola Roma, ma ancora c'è questa rivalità tra Roma e Milano? Oppure no? Penso di no. Le rivalità vengono create da chi non può arrivare all'uva. I professionisti non sono rivali, sono colleghi, ognuno fa il suo in base alle proprie capacità e ai propri meriti, alla propria intelligenza, alla propria sensibilità, alla propria arte, torno a ripeterlo, e si va avanti. Certo, Roma è sempre stato il centro del mondo artistico in generale, ma altre diramazioni, purché abbiano appunto una valenza professionale e artistica, non danno fastidio a nessuno, perché tutti hanno il diritto di esprimersi, tutti hanno il diritto di lavorare e tutti hanno il diritto di provare. Perfetto, noi ti ringraziamo per l'intervista. Il doppiatore, alcuni dicono che bisogna avere la voce bella, alcuni bisogna essere, la voce non conta. C'è una voce, capacità di... C'è una voce per ogni personaggio. Perché guarda Ferruccio Amendola, guarda altri doppiatori con voci particolari, hanno trovato il loro posto e la loro collocazione.
Certo, una volta andavano di moda le voci belle, ma non puoi mettere una voce bella su un personaggio rozzo e molto caratterizzato, stonerebbe. E ripeto, il doppiaggio fatto bene è quello che riflette l'interpretazione originale. Quindi il direttore di doppiaggio deve scegliere una voce possibilmente simile all'originale, ma se non simile, con le caratteristiche tecniche artistiche che permettano di rendere bene quel personaggio. Quindi ci sono, certo, una voce media, una voce centrale, una voce priva di colori particolari è più collocabile, e quindi viene sfruttata di più. Ma anche chi ha una voce rotta, una voce gracchiante, può trovare la sua collocazione perché ci sono 3.000 personaggi che richiedono quelle caratteristiche. Ripeto, magari lavora di meno, però lavora. Quindi, est modus in rebus, dicevano i latini. Negli ultimi tempi sono cambiato un pochino, forse perché una volta si stava molti nella sala, si doppiava insieme, c'era il girotondo, a volte capitava. Esatto, ma adesso vuoi per le norme anti-Covid, per il contagio, vuoi per questioni di risparmio, si tende a fare le colonne separate, cioè ognuno fa la sua parte senza incontrare l'altro. I piccoli ruoli o anche i ruoli medi che avrebbero battuto all'inizio, in mezzo, alla fine, quindi dovrebbero tornare 3 volte e avere 3 gettoni di presenza, vengono una volta sola, quindi un solo gettone di presenza, si risparmiano 2 gettoni di presenza e si condensa la parte. È anche vero che il doppiatore è libero per andare a fare un'altra lavorazione, ma i protagonisti si stancano molto di più perché stanno sempre al leggio per 3 ore in colonna separata, quindi 9 ore, quando non 12, di lavoro al giorno da soli, sono molto, molto, molto faticose. Un'altra cosa, il film di Tom Cruise, l'ultimo, Top Gun, Maverick, ma in realtà è stato girato nel 2019 e doppiato nel 2019. No, è stato girato nel 2018, montato nel 2019, doveva uscire nel 2020, ma a causa Covid è stato rimandato, giustamente, perché è un film che va visto nelle sale. È il primo Chuck che le hanno fatto, della cosa ci racconta il primo Chuck. Noi non spoiliamo il film, ma il primo Chuck... Di Maverick? Sì. All'inizio del film. Non c'è una scena particolare del... dicendola Il film è tutto pieno di ricordi, di emozioni, di situazioni particolari, avvincente, spettacolare, interessante, ben fatto, per cui consiglio solo di andarlo a vedere. Perfetto. Poi noi siamo cultori di manga, fumetti, cartoni, hai fatto anche dei cartoni animati, quindi fatto di tutto. L'ultima curiosità, qualche tuo collega, anche in altri, mi hanno detto, in realtà io doppio un film, doppio una serie, che poi dopo esce tra 6 mesi, 7 mesi, un anno, che in realtà poi, uno mi ha detto, io sono entrato in sala con la mia ragazza, a un certo punto sentivo una voce e dicevo, ma questo personaggio io lo conosco, a un certo punto ha fatto, ma quello sono io. La ragazza diceva, come, non ti riconosci che sei tu? No, ovviamente, perché il titolo originale lui l'aveva letto in inglese, ma poi sul cinema aveva il titolo italiano, quindi non si riconosceva. Cioè, dopo, non ti è capitato mai questa cosa? No, perché poi cambiano i titoli, fanno per questioni di marketing, noi non sappiamo mai quello con che titolo andrà in sala un film. Se ce lo ricordiamo, bene, se non ce lo ricordiamo, come il mio collega, restiamo sorpresi. Ci ha fatto notare un suo collega dicendo che, come ha detto lei a un certo punto, che il nostro lavoro è come salire su un lettino di psicologo, e perché effettivamente noi viviamo tante vite, quindi a volte usciamo da una sala e siamo un criminale, una volta usciamo in un'altra sala e siamo un prete, e quindi si vive questa vita di altri. Alla fine però della giornata penso che sia stancante, perché mentalmente questa cosa è faticoso, ma è avvincente, bellissimo.
E ripeto, essere uno, nessuno, 100.000, essere un camaleonte è la dote di ogni buon doppiatore. Cioè mai sovrapporre il proprio essere attore a quello che è il personaggio che vai a doppiare, se no sarebbero tutti uguali. Devi fare quello che fanno loro. Quindi quando c'è da urlare, a volte c'è capitato pure qualcun altro, qualche suo collega che ci ha detto dovevamo fare una scena di urli così tale che si bloccavano le altre sale perché rientravamo automaticamente in queste sale, quindi era cosa incredibile. Evidentemente non erano coibentate bene. Eh sì, probabilmente non c'era questa cosa. Dire a tutti, a tutti i tuoi ascoltatori, buona estate, buone vacanze e soprattutto andate al cinema. Il grande cinema si deve vedere al cinema. Quindi non disertate le sale perché c'è un indotto dietro che vive degli incassi del cinema, della sala cinematografica, quindi non mandiamo questa gente a spasso. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Cruise direbbe: buongiorno aviatori, vi ringrazio di averci seguito e partiamo, uno, due, tre, via! Itanante vi direbbe: se andate in vacanza non dite dove andate, altrimenti non sarete più una vacanza. Sì. Houston, abbiamo un problema, non riusciamo a connetterci.